Allora, buon pomeriggio a tutti. Eccoci tornati qui per la nuova puntata, siamo alla nona puntata di queste nostre chiacchierate Comics and Science on Air, le storie di Archimede. E oggi parliamo di Maria Gaetana Agnesi, di una storia, Versoria Vitae, apparsa su Archimede di un paio d'anni fa. E insomma, come sapete, parliamo di queste storie che appunto facciamo con Andrea Pazzi, che vedete qui accanto a me, ormai da 4 anni, e questa storia è dedicata a questa matematica del Settecento. Ora abbiamo con noi gli autori della storia, che sono Giovanni Ecker e Andrea Borgioli, che all'epoca si sono appunto impegnati a raccontarci un po' la vita di questo personaggio affascinante, anche con tanti aspetti poliedrici, diciamo, e anche tante sfaccettature e cambiamenti di direzione. Per fare questo, dal punto di vista matematico, abbiamo chiesto l'aiuto di una geometra, di una matematica, Chiara De Fabrizis, dell'Università Politecnica delle Ciao a Marche, tutti. che appunto ringrazio anzi di essere con noi oggi dalla sua casa di Firenze. E allora, beh, cominciamo. Perché abbiamo scelto Agnesi, Andrea? Come ci è venuto in mente questa cosa? Beh, è una figura particolare che per qualche motivo che non so ricostruire completamente ho sempre avuto in mente, cioè fin dai primi anni di università in qualche modo sapevo che esisteva questa matematica e il cui nome è legato a un oggetto geometrico, una curva particolare che ha un Ma ne nome parleriamo, non facciamo spoiler, non di cui facciamo non spoiler. facciamo spoiler, il cui nome è abbastanza assurdo e non facciamo spoiler. E solo molti anni dopo essermi chiesto, ma chissà perché ha questo strano nome, ho scoperto perché aveva questo nome e nel frattempo io ero anche diventato, lo sono stato a tempo pieno per diversi anni, anche un traduttore. Ora i traduttori sanno che la Terza Guerra Mondiale scoppierà per un errore di traduzione, questo ne siamo abbastanza certi. In attesa della Terza Guerra Mondiale, ecco, mi ha incuriosito moltissimo il fatto che questa curiosità matematica, questa denominazione curiosa, venisse da un fraintendimento di traduzione e vedremo cosa vuol dire tutto ciò perché non stiamo dicendo niente naturalmente. Per me c'era abbastanza da approfondire. Poi, andando ad approfondire, si scopre una persona con una biografia e una personalità tutt'altro che ovvie per il suo periodo. E quindi, siccome Archimede ha anche questo, ha la libertà, data molto in generale l'idea di approfondire un qualche aspetto, personaggio o concetto matematico, di poterselo un po' scegliere, ha detto: beh, bene, a questo giro parliamo di Maria Gaetana Agnesi, che da quel momento è la Maria Gaetana per tutti, internos, quando ne parliamo. Chiara, tu come ti sei avvicinata invece? Che ricordi hai? Ci hai mandato qualche cosa? Vediamo un po' i ricordi tuoi Sì, d'infanzia su Maria Gaetana Agnesi. i ricordi miei sono, diciamo, legati prima di tutto a un'assenza. Allora, la prima cosa che ho letto quando ho cominciato a dire che da piccina volevo fare la scienziata e i miei erano molto preoccupati perché cioè, mia mamma aveva fatto scienze politiche, mio padre materie economiche, insomma, uno che vuole fare la scienziata in casa se è femmina ti preoccupa. Hanno cominciato a regalarmi questa enciclopedia e in particolare questo è il volume dedicato alla matematica. Se scorri la facciata successiva, vedi che tra la A Agnesi non c'è. E io ho cominciato a sentir parlare di questa cosa dell'Agnesi, va bene così, Andrea? Questa cosa dell'Agnesi. Ci arriveremo, eh? Quando facevo le superiori. Poi qualche anno dopo ho letto un testo perché mi sentivo, diciamo, a matematica c'erano varie altre colleghe, anzi c'erano non poche ragazze iscritte, però sembravano esserci nella storia poche matematiche. Allora, mia mamma mi regalò questo, L'eredità di Ipazia, e da cui è tratta la lettera di Lady Montagu che ti ho mandato scannerizzata in cui si parla dell'Agnesi. E
E piano piano ho cominciato ad avvicinarmi a questa persona, anzi a questa personalità, perché è una matematica importante. Per quanto non abbia un teorema dedicato, non abbia raggiunto risultati particolarmente eclatanti alla sua epoca, ha segnato l'epoca perché ha scritto un bellissimo testo, un testo che è stato tradotto in un sacco di lingue, che è stato il testo di riferimento per una cinquantina d'anni, le mitiche istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, che sono davvero belle, cioè si riescono a capire anche adesso, a 250 anni di distanza. Ho capito. Allora, invece, Giovanni, tu come ti abbiamo parlato di questa Agnesi, no? E sei andato un po' a scartabellare e che hai trovato? Che ti ha incuriosito a te? Allora, partiamo dal presupposto che io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa persona da bravo ignorante quale sono. Nonostante io sia di Milano e Maria Gaetana non era proprio di Milano, era Brianzola, diciamo, perché di Montevecchia, però insomma siamo lì e soprattutto è stata anche comunque molto importante per la città di Milano, al di là della sua attività. Come matematica nella carriera che è seguita, perché noi allora quello che ho scoperto che ho scoperto io l'ho scoperto perché non lo sapevo, credo che chiunque conosca Maria Gaetana Agnesi lo sappia. La sua vita è stata praticamente divisa in due dalla morte del padre, cioè mentre prima si occupava di tantissime cose, lei oltre alla matematica sappiamo che sapeva un sacco di lingue, mi pare 7-8 lingue, cosa. Parlava di filosofia, cioè aveva un'enorme cultura, una conoscenza di moltissimi argomenti. Una volta che suo padre è morto, lei si è dedicata totalmente alla filantropia e ha completamente smesso di dedicarsi alla scienza. E in questa veste ha diretto il Pio Alberco Trivulzio, che era appena stato fondato, che era molto diverso da quello di adesso, chiaramente. Penso che se ci fosse stata lei a dirigerlo, le cose sarebbero andate diversamente, ecco. E questa cosa l'ho trovata abbastanza particolare, per cui la storia che poi ho messo in piedi parte proprio da questa cesura nella sua vita. Ovviamente quella che a noi importa è la prima parte, quella diciamo più scientifica e Sì. matematica. Adesso forse è il momento di parlare di questa famosa curva che io a questo punto vi voglio far conoscere, perché diciamo, Chiara ci ha portato in dote, una specie di piccolo simulatore di GeoGebra che permette di vedere la curva di Agnesi, che si chiama, appunto, eccola qui, che si chiama Versiera. Parlate, tanto perché si chiama Versiera, Chiara? Si chiama Versiera perché viene dal latino vertere, che significa ruotare. Se tu muovi il parametrino che ti ho Sì. dato, Sì. questo fa ruotare un fascio di rette che si avvicina via via alla verticale, e invece adesso se fai scendere m, si abbassa perché è il coefficiente angolare della retta. Allora, l'idea è questa. Uno prende una circonferenza, io qui l'ho centrata nel punto 0,1, raggio 1, quindi passa per l'origine, e dall'origine fa uscire il fascio di rette che interseca quindi la circonferenza in due punti, l'origine e un altro. Allora, a partire da questo punto, l'intersezione con la tangente orizzontale si vede su in alto dalla scissa, si abbassa, e invece l'ordinata è data dall'ordinata del punto, e quindi si ricostruisce con l'orizzontale. L'intersezione di queste due rette è il punto che sta sulla versiera, quindi versiera da vertere, ruotare. Tra l'altro è anche un pezzo della barca, una specie di coppiglia che serve a far ruotare una cima che deve issare il boma. Quello me lo sono andata a guardare, non sperate che lo sapessi da prima.
Quindi questa è una curva, diciamo, che forse non l'ha inventato nemmeno lei in realtà, no? Era già stata No, studiata. all'epoca, diciamo, tra il 6 e il 700, le curve di qualcuno, dalla lemniscata di Bernoulli alla Versiera dell'Agnesi, vanno tantissimo di moda. Sono tutte ottenute tramite costruzioni geometriche e la sfida è riuscire a trovare l'equazione. Questa in particolare è una cubica. È y uguale, quando uno mette 1, 8 fratto x quadro più 4. Quindi l'idea è, vado a cercare la descrizione analitica partendo da una costruzione geometrica, e ce ne sono tantissime. L'aveva già studiata Fermat, pare che anche Eulero se ne fosse occupato. Quando si mette invece che in 1 il centro in un mezzo, diventa 1 fratto x quadro più 1, quindi è la derivata dell'arco Certo, tangente, nel grafico della certo. derivata dell'arco tangente. Allora, diciamo che intanto c'è il prof di scienze che ci dice che è fico questo webinar. Grazie, prof di scienze. Allora, parliamo parliamo del fumetto anche con Andrea. Andrea, tu non conoscevi, immagino, forse non è un. Io purtroppo ero ignorante in materia. Bene. E quindi ti sei dovuto confrontare con questo personaggio. Intanto l'hai ricostruita somigliante, avevi delle immagini oppure. Pochissime immagini che ci sono, però alla fine poi ne ho dato una mia versione, quindi ho fatto questa sorta di giovinetta con i capelli bianchi, cioè, mi sono preso questa libertà, che è quasi sempre poi di profilo nella storia. Sì. E vediamo un attimo, adesso vediamo la storia, anche perché secondo me la storia mette insieme queste due cose di cui stavamo parlando, no? Cioè abbiamo da una parte, va bene, questa curva che la caratterizza, l'ha fatta diventare famosa, no? La Versiera di Agnesi è, diciamo, ha un nome. Qui partiamo da questo episodio, appunto, qui è tratta a colori, è una delle poche storie che è stata colorata. Andrea, si può ricordare perché è stata colorata questa storia? Allora, in occasione di un convegno per i 300 anni di Maria Gaetana Agnesi a Milano, abbiamo chiesto ad Andrea di riprendere in mano la storia, che era uscita da forse già un paio d'anni, un annetto abbondante. Abbiamo fatto questi bei pannelloni, tutti colorati, che sono stati esposti durante un Sì. Sì. convegno in onore dell'Agnesi. Paola Magnaghi ricordava prima che an lei ancora ha le tavole, quindi Vero? sappiamo dove trovarle, sappiamo dove Vero? trovarle. E quindi no, diciamo, ecco, c'è questo momento di cesura, come diceva prima Giovanni, nella vita, e poi c'è questi ricordi di questa infanzia in cui il padre le faceva a lei e alla sorella esibire. Oh, però qui Chiara ci ha detto qualcosa che mi ha un po' turbato. Vogliamo sconvolgere la Diciamo vita di Giovanni? Vogliamo sconvolgere la vita di Giovanni oggi? beh, Chiara, dicci quello che hai scoperto. se riguarda l'errore di datazione su Mozart, è una roba che era saltata fuori quasi subito. Non me lo ricordavo. Sì, No, perché appunto. perché tu non eri presente, è saltata fuori proprio nell'occasione di quella esposizione a Milano ad architettura. Quindi tu non c'eri. Quindi perché lei ricorda il momento della morte del padre, il fatto che la sorella aveva visto questo ragazzino suonare questo giovane Mozart, ma Mozart non era ancora nato all'epoca, quindi insomma c'era questo Sì, questa cosa piccolo è venuta fuori anacronismo. da un mio errore di valutazione, nel senso che in uno dei documenti che avevo letto si parlava del fatto che c'era questo conte, come si chiama? Viene anche nominato, adesso non ricordo, Che è Firmian? Conte Firmian, presso il quale era andata anche la sorella di Agnesi, di Maria Gaetana, che era una compositrice. Quindi questo conte Firmiano era uno che organizzava queste feste dove andavano questi bambini prodigio, tra cui era andata anche lei. La cosa però di Mozart si è svolta molto dopo, cioè con le stesse modalità, ma si è svolta dopo. Io semplicemente ho fatto casino con le date e ho immaginato, perché c'era qualcuno aveva scritto proprio, ah, e quindi teoricamente avrebbe potuto incontrarlo. Io non sono andato a controllare, infatti, e ho Va fatto bene. bene. Però diciamo, vabbè,
l'idea rimane, no? Il fatto che no, infatti, la cosa più importante, secondo me, di questo passaggio all'idea dell'errore è che era una cosa abbastanza comune nel 1700, non era solo il conte Firmian che faceva queste cose, che ci si... intanto che i figli della buona borghesia, non tutti ovviamente, ma come era, come poi successo appunto in, in epoca successiva, ma sempre da quelle parti, perché siamo nella seconda metà del Settecento, quando Maria Gaetana era già grande, comunque è successo a Mozart, cioè che questi rampolli venissero educati in maniera molto dura a, per diventare diciamo dei, dei bambini prodigio da esibire proprio in queste occasioni mondane, e questo è stato il destino sia di Mozart che di Maria Gaetana. Tra l'altro Maria Gaetana a 5 anni si dice parlasse in maniera eccezionalmente efficace il francese, e a 9 dibatteva in latino. A 19 era chiamata il fenomeno eptalingue, ne sapeva 7 compreso l'ebraico. Insomma, più la matematica che era che l'ottava lingua. Sì. Tra l'altro non solo lei, perché anche le sue sorelle comunque erano state educate, cioè lei diciamo ha raggiunto dei risultati differenti, però appunto c'era sua sorella che faceva la compositrice fin dalla più tenera età, e se non mi sbaglio ne aveva anche un'altra. Comunque era proprio una cosa così, era il padre, questo padre Pietro, che doveva essere una persona anche molto dura, molto autoritaria. E diciamo, io adesso non, ovviamente nessuno di noi può saperlo, però è chiaro che il fatto che lei abbia mollato tutto questo proprio quando è morto il padre non può essere un caso, ecco. Senti, ne parleremo, però prima volevo notare una cosa che Andrea ci ha mandato. Andrea, tu hai composto questa storia che adesso metto in due tavole affiancate, perché così si vede sulla rivista Archimede, e appunto c'è una struttura molto particolare che hai voluto sottolineare. Adesso la faccio vedere, magari faccio un commento. Ecco, questa è la struttura che... Ma, te l'avevo mandata perché volevo... Molto spesso i fumetti si leggono senza pensare a come vengono poi effettivamente costruiti, e te l'ho mandata anche per seguire in questi punti che si pone Maria Gaetana nella storia, per dimostrare che anche il fumetto è matematica, cioè la costruzione delle immagini avviene tramite composizioni geometriche. Questo lo dico anche perché io, quando ero giovane, ero un po' scellerato e decisi di non interessarmi alla matematica, per concentrarmi sul disegno. Scoprendo dopo anni di attività che per disegnare è la matematica che è importante, più che il disegno, che è una semplice calligrafia. Quindi io qua, nella doppia pagina affiancata, avevo fatto in modo che la versiera che è sulla destra riprendesse anche lo schema del funerale. Quindi ho segnato in rosso la composizione di quella vignetta, che è la stessa della versiera accanto. E tutta la composizione della doppia pagina, come se fosse un'entità, è come se fosse una grande versiera costruita su queste diagonali. Mi sembrava il mio modo di portare qualcosa in queste due pagine che Giovanni aveva scritto, erano molto belle, perché seppur crepuscolari le aveva affrontate in maniera molto delicata e raffinata. Quindi il fumetto è matematica. Sì. Tra l'altro fai passare nella seconda pagina la linea in alto verde tra le note, e l'hai fatto apposta chiaramente di metterle anche quelle nella stessa. Ci sono tutte linee parallele, direzioni, teste che toccano linee che non si vedono nei punti giusti, e queste sono molte persone pensano che il disegno sia qualcosa che ha a che vedere con un estro quasi religioso e magico. In realtà è pensiero e ragionamento. Quindi Molto tra l'altro se posso notare questa composizione, soprattutto della vignetta centrale della prima tavola, no, che riprende la versiera, non è che lui si sia inventato, cioè si è inventato la composizione della pagina, ma quello che noi vediamo è l'esterno di Villa Agnesi a Montevecchia, quindi ho dovuto anche tener conto del fatto che esisteva veramente una casa, quindi non solo l'ha disegnata inserendola in questo schema, ma l'ha disegnata fedelmente a quelle che erano le fotografie. Ottimo. Io adesso però vorrei chiedere a Chiara, questo trauma, questa cessare l'attività matematica e dedicarsi alle persone bisognose, così
tu come la vedi? Come te la spieghi? Ma io ho l'impressione, avendo letto un po' di biografie dell'Agnese, eccetera, che in realtà il trauma fosse quello precedente, cioè di doversi occupare di matematica, perché lei già a 21 anni aveva chiesto al padre di farsi monaca, lei voleva occuparsi di teologia, della sua vita spirituale, e il suo vero interesse era quello, tant'è che poi lei proseguirà anche, come quando al Pio Albergo Tivulzio o altro, i suoi studi di tipo teologico, e verrà consultata molto spesso dagli anni 60 in poi dal Cardinale Lambertini, che poi diventa Benedetto XIII, salvo errore, o forse XIV, che voleva darle la cattedra di matematica a Bologna, che lei ricusò sempre, in cui non prese mai servizio. Lei viene considerata una delle prime donne che abbiano avuto una cattedra di matematica all'università, ma in realtà non fece mai lezione, perché lasciò cadere questo invito ripetuto e non si spostò mai da Milano per andare a Bologna a insegnare effettivamente. Io l'impressione... Una domanda per Chiara, poi. Vai. L'impressione che ho è che in realtà lei desiderasse ritirarsi a vita privata e alla sua... così. Io ho trovato molto bello nel disegno questo continuo richiamo del rosario che le pende dalle mani, che praticamente in tutte le immagini in cui lei è prega per il padre, e la cosa buffa è che comunque rosary in inglese è una costruzione che si fa sui prodotti semidiretti di gruppi, cioè è una maniera di scrivere gli elementi di un prodotto semidiretto come rosario, cioè come catena di prodotti, di oggetti che vengono uno dopo l'altra. Una matematica occulta, una matematica occulta. Naturalmente io e Andrea lo sapevamo perfettamente per quello che abbiamo inserito il rosario. Parlo per te. No, parlavo di Borgioli. Ci siamo sentiti e abbiamo detto mettiamo questa finezza del rosario. Certo, come no. No, la domanda che volevo chiedere, infatti anche io sono molto d'accordo su questa interpretazione, cioè è chiaro che quando il padre è morto è come se fosse venuto meno quell'autorità che l'aveva costretta a fare tutte queste cose, no? Però io avevo trovato delle notizie che però non ho saputo ricostruire se erano vere, che in cui c'erano molti studiosi poi, dopo la morte del padre, quando lei dirigeva il Pio Albergo Trivulzio, c'erano molti studiosi che cercavano di contattarla, di rivolgersi a lei per questioni matematiche, eccetera, e lei più o meno li rimbalzava, comunque cercava di non... come non veniva contattata magari direttamente, quelli che erano i suoi sottoposti avevano l'ordine di dire no, ragazzi, non si parla di questo con lei. Pare che l'Accademia di Torino le avesse chiesto, diciamo così, un referaggio, per così dire, su dei lavori iniziali, mi sembra di Laplace, e lei avesse detto che doveva occuparsi di cose più serie, e quindi lei avesse diciamo desiderato comunque di occuparsi delle sue attività benefiche, e soprattutto lei continuò a studiare, perché lei continuò a studiare teologia, padroneggiando molto bene l'ebraico oltre che il greco e il latino. Lei venne considerata una delle prime teologhe di vaglia in ambito settecentesco, una delle prime teologhe donna. Ho capito. Vogliamo raccontare finalmente che cosa succede in inglese con questa versiera? Che gli è successo? Perché diventa The Witch of Agnesi, la strega di Agnesi, perché diventa così? Chi lo vuole raccontare? Chiara, magari, io non lo so, o Andrea, dite voi. Forse Andrea ha fatto il traduttore. Ma in realtà è molto semplice a posteriori. La cosa curiosa è che uno si imbatte spesso, abbiamo chiamato questa curva versiera, che è un nome proprio, è il suo nome, non so, tecnico ufficiale. In realtà spessissimo questa curva viene chiamata, si trova come la strega di Agnesi. Non ha alcun senso, naturalmente. Non c'è alcun collegamento fra il nome strega
in italiano la storia di questa curva, men che meno l'Agnese, poveretta, che era una santa donna, viceversa. E quindi questa denominazione è molto curiosa. E salta fuori che tanto era stato il successo mai abbastanza sottolineato, occorrebbe una contestualizzazione culturale, cioè storica notevole, per capire quanto il libro dell'Agnesi, come citava Chiara prima, sia stato influente di successo, da essere abbastanza rapidamente tradotto nella lingua matematica dell'epoca, che era il francese, forse il massimo onore, non so quale altro accademico, non accademico, addirittura italiano l'abbia avuto, e anche in inglese. Il traduttore inglese, un matematico che non era Wallis, e quindi non lo ricordo, perché l'unico che ricordo all'epoca era Wallis. Waltham? Un nome meno noto, sì, esatto. Equivocò semplicemente, come capita nelle traduzioni, e fraintese il termine versiera come una specie di corruzione femminile di avversario, adversary, anche perché foneticamente c'è una certa assonanza, e in maniera assolutamente fantasiosa, tutto ciò non ha dei collegamenti ovvi, tradusse al femminile l'avversario, che in una ottica cristiana è il demonio, è Satana, come witch, strega. Una cosa che io mi sono riletto più volte e ho cercato dei riscontri, ma così mi ha riferita, quando l'ho letta, ma perché sembra un delirio di Joe Lansdale per qualcuno che lo legga, perché veramente è una concatenazione di assurdità e di casualità veramente improbabile. E invece è andata veramente così, per dire come scoppiano le guerre, come dicevo prima, ecco, basta molto meno a fare scoppiare le guerre. Adesso noi ci ritroviamo con la strega di Agnesi, perché in realtà in originale era The Witch of Agnesi, a quel punto tradotta letteralmente in strega. Sì. Chiara, secondo te qualche cosa però di legato alla visione, cioè al fatto che una donna avesse trovato un risultato matematico, c'è secondo te? Che le donne erano viste un po' come streghe? Non c'è stato qualche cosa di subconscio? Ma in questo caso forse no. Direi che la carriera dell'Agnesi è stata, almeno all'esterno, estremamente facile. Nel senso che forse era più lei che si frenava ed aveva altri interessi, e questa carriera l'ha intrapresa su sollecitazione del padre, che si dice fosse professore all'Università di Bologna, ma in realtà altre fonti dicono che fosse soltanto un appassionato matematico dilettante. E quindi per lei è stato tutto molto in discesa, doveva avere delle qualità veramente impressionanti, perché appunto ha una capacità anche di divulgazione didattica, didascalica eccezionale. Ripeto, le istituzioni sono bellissime, si possono leggere a 250 anni di distanza, sono state pubblicate mi sembra nel 1748, si possono ancora leggere senza problemi, cioè le costruzioni geometriche si capiscono benissimo, i passaggi si capiscono piuttosto bene, quindi veramente lei aveva questa gran facilità. È stata accolta in questi salotti con grande interesse, con grande attenzione. Era più lei che si ritraeva, perché evidentemente non era quello che voleva fare. Quindi alla fine una persona molto indipendente, tutto sommato. Sì, decisamente, tant'è che appunto cessata la pressione del padre, lei si dedicò a quello che le interessava. Ribadisco ancora una volta allo studio anche della teologia, non solo alla carità minuta, poi insomma meritoria per carità del Pio Albergo Trivulzio, eccetera, ma proprio agli studi teologici. Sì, bene, senti, stiamo quasi in chiusura, volevo fare un'ultima domanda ad Andrea Borgioli. Andrea, tu ti sei avvicinato a questa cosa, diciamo, un po' perché te l'abbiamo chiesto, così, ma sul fumetto scientifico hai mai approfondito? Come la vedi? Come, secondo te, come si potrebbe estrinsecare la presentazione della matematica in forma di fumetto? Allora, bella domanda. Prima volevo, se ho un secondo, volevo aggiungere un'altra cosa e chiedere a voi, perché appunto io su Maria Gaetana Agnesi ho fatto delle letture veramente poco approfondite. A me aveva affascinato il fatto che questa donna del 700 avesse capito che l'istruzione era una forma di emancipazione
idonea sia per l'emancipazione femminile, per emanciparsi dalla miseria, e in queste letture poco approfondite mi era sembrato qualcosa di veramente importante. Io addirittura ho letto, spero non su Wikipedia, che quando lei, dopo la morte del padre, si era occupata anche di istruire i propri domestici. Quindi, come viviamo ancora in un mondo in cui l'istruzione viene negata sia alle donne, sia a tanti strati della società, mi sembra anche in questo una rivoluzionaria. Correggetemi se Questo sbaglio. assolutamente, assolutamente sembra, diciamo, aveva un'apertura mentale probabilmente, diciamo, incredibile perché, per l'epoca, perché. Mentre invece riguardo alla sua domanda, era la prima volta che io facevo un fumetto a tematica scientifica, anche se poi è la prima volta un fumetto in cui si parla di un funerale, fondamentalmente. Sì. Però io sono, come dicevo prima, un convinto sostenitore di un approccio scientifico al fumetto. Con Andrea Plastica parliamo spesso, è capitato molte volte. Mi piacerebbe che si perdesse questa convinzione un po' tardo-ottocentesca del mestiere del disegno come qualcosa di magico, ma che invece è anche un campo di ricerca che ha molto a che fare con la matematica e la geometria. Sì. No, ma tra l'altro questa tua idea di inserire strutture matematiche all'interno della composizione della storia esattamente va in questa direzione, no? Cioè tu cerchi di rendere formalmente un equivalente, no, di un contenuto matematico-geometrico, ecco. Essendo stato un giovane stupido, adesso mi manca il vocabolario per riuscire poi a dare un Non è nome e mai definire. troppo tardi, non è mai troppo tardi, no? Sentite, Tra l'altro, scusate, sì, vai. c'è una cosa che non è stata detta, che è un'altra curiosità, che le note che noi vediamo sullo sfondo sono quelle di una suonata per clavicembalo di Maria Teresa Agnesi, la sorella, di Maria Gaetano. In più, certo, No, veramente è una per famiglia dirti, boh, avevamo eccezionale. fatto. No, per Oltre fare al rosario abbiamo messo anche altre cose. anche per fare queste due pagine, Giovanni aveva raccolto una documentazione che molto spesso non mi viene fornita per fare albi da 120 tavole. Lo Quindi. so, ma noi si lavora così, Archimede si lavora così. Prepariamo dei romanzi in realtà, no? Un giorno dovremmo fare la biografia degli Agnesi a fumetti. Sentite, siamo alle 17:32, come al solito non teniamo il tempo perché ormai è la tradizione che non si può fare è mezz'ora, ma mezz'ora è qualche cosa, abbiamo più epsilon, e essendo io un analista mi permetto sempre di aggiungere questo epsilon, però io vi ringrazio, si potrebbe parlare ancora per un bel po' di Maria Gaetano Agnesi, speriamo di rifarlo, magari appunto un giorno riusciremo a farne una intera biografia a fumetti. Intanto voglio ringraziare ancora i nostri ospiti, Chiara De Fabrizi per essere stata con noi, Giovanni Grazie Ecker che ci a voi. sta sempre, quindi diciamo è ormai un habitué, Andrea Borgioli e chiaramente Andrea Plazzi. Ci ritroviamo qui venerdì. Venerdì abbiamo un altro appuntamento, l'ultimo di questa settimana, ed è un appuntamento particolare perché si chiama la Morfogenesi del Capodanno e abbiamo appuntamento per la prima volta soltanto con una persona, perché avremo con noi Claudia Flandoli e parleremo di Turing e della matematica della morfogenesi di Turing, però questa volta ci siamo permessi di fare una piccola eccezione. Di solito invitiamo un ospite matematico e un fumettista, e questa volta il matematico sono io e quindi diciamo che parlerò in veste non di diciamo presentatore, ma in veste di matematico, perché queste cose diciamo mi divertono, insomma le ho insegnate. Quindi diciamo avremo Claudia Flandoli, io e Andrea che vi parleremo della morfogenesi del Capodanno. Grazie di tutto, per chi non ci avesse visto tutto il tempo ci potete sempre vedere su Facebook e su YouTube, rimangono, e se poi andate sulla pagina, oggi non l'ho detto abbastanza, ma sulla pagina di Mad Maths, potete sempre rivedere non solo il video di questa storia, ma anche, sta passando il banner sotto, potete scaricare i PDF, come al solito, della storia di Andrea Borgioli e di Giovanni Ecker. Quindi le potete scaricare liberamente e tenervelo e magari alla fine li mettete tutti insieme e ci fate un bel libro. Grazie di tutto, ci vediamo venerdì.
Arrivederci. Arrivederci.